Lexus rompe gli schemi ed entra in un nuovo segmento. Lo fa a modo suo con la tecnologia, la qualità e il sistema ibrido, elementi che da sempre caratterizzano il marchio. Ma se fino adesso il discorso qualitativo è sempre stato il fiore all'occhiello del brand, da oggi possiamo dire che anche il design non è da meno. Infatti sul nuovo NX troviamo delle forme decisamente accattivanti. Con il nuovo NX, Lexus entra nel competitivo segmento premium dei SUV compatti e lo fa forte di una vettura agile, reattiva e maneggevole. NX si presenta subito con una silhouette elegante caratterizzata da spigoli tagliati che ricordano le forme di un diamante. Anche all'interno l'attenzione posta ai dettagli è tangibile. Basti pensare alla particolare tecnica di lavorazione del legno studiata per conferire ai rivestimenti una brillantezza che ricorda quella dell'acciaio, realizzata riprendendo la tecnica adottata sui migliori pianoforti da concerto. Il nuovo NX Hybrid ha poi beneficiato di molte tecnologie innovative, prima tra tutte il sistema carica batterie wireless. Il sistema ibrido è composto da un motore 2.5 a propulsione interna ed uno o due motori elettrici, per una potenza complessiva di 197 cavalli. È disponibile con trazione anteriore o integrale, ma il focus è posto sul 4x4, offerto ad un prezzo strategico di 42.800 euro. Assolutamente in linea con i diretti concorrenti Audi Q5, BMW X3, Mercedes GLK e Range Rover Evoque. Insomma, NX rappresenta una svolta epocale per il marchio Lexus, che sul mercato italiano è l'unico a garantire una gamma completamente ibrida, dalla più piccola all'ammiraglia. Dopo averla vista in anteprima allo scorso Salone di Ginevra e appena poche settimane al via dall'edizione 2014, ecco finalmente arrivare la quinta generazione della gamma Volvo Ocean Race, serie speciale dedicata al mondo velico e ad una delle sue competizioni più lunghe e impegnative. Nata nel 1973, la Ocean Race è infatti un vero e proprio giro del mondo in barca a vela, che partirà il prossimo 4 ottobre da Alicante e si concluderà nel giugno 2015, proprio a Göteborg, in Svezia, a pochi chilometri dal quartier generale Volvo. Tornando nel mondo delle quattro ruote, la XC60 di 4 Ocean Race si distingue per le tonalità esterne e i cerchi specifici di questa versione, ma anche per un abitacolo arricchito da materiali pregiati e appaganti al tatto. Come ulteriore tocco di classe, ecco poi la cappelliera personalizzata con logo e percorso della Volvo Ocean Race 2014. Dal punto di vista tecnico, il SUV scandinavo che abbiamo guidato è invece equipaggiato con il D4 turbodiesel da 181 cavalli di potenza, che garantisce buoni consumi. In media siamo oltre i 22 km con un litro ed uno sprint da 0 a 100 km orari completato in 8 secondi e mezzo. Disponibile con prezzi a partire da 40.000 euro in su, la XC60 Ocean Race ha una gamma che comprende anche varianti equipaggiate con altri propulsori a benzina o diesel, con potenze fino a 245 cavalli. Ma non mancano nemmeno versioni dotate di trazione integrale. Tuareg è il nome evocativo di paesaggi desertici e luoghi avventurosi, un popolo nomade d'antico che ama la natura e il deserto ed è poco avvezzo alla civiltà moderna, anzi ne fugge i valori rifugiandosi in un mondo aspro e per noi inospitale. La regina dei SUV di casa Volkswagen è un'auto che unisce le caratteristiche dinamiche e audaci di una fuoristrada senza compromettere il comfort di un moderno SUV e non rinunciando all'eleganza e al prestigio tipiche di un'auto di classe superiore.
I tedeschi, si sa, sono dei perfezionisti e per riportare l'attenzione su un modello che fin dal suo debutto è stato tra i protagonisti del mercato, hanno deciso di ricorrere ad un restyling che, anche se a colpo d'occhio non si nota facilmente, ha riguardato soprattutto carrozzeria e tecnologia. Ma andiamo per gradi. Il frontale è stato completamente ridisegnato. C'è aria di famiglia, visto che è caratterizzato dalla classica calandra stile golf e dai nuovi fari Bixeno di serie. L'evoluzione del SUV tedesco può contare inoltre su colori e cerchi ruota inediti e sui nuovi kit Airline che regalano interni ed esterni dal carattere più sportivo. Nell'abitacolo spiccano comandi e interruttori in alluminio e nuovi rivestimenti in pelle. Il sistema di infotainment dispone di servizi online come Google Earth, Mapping Service e Google Street View. I motori TDI V6 da 204 o 262 cavalli sono Euro 6 con cambio automatico Tiptronic ad 8 marce. Al top il poderoso V8 TDI 4 litri e 2 da 340 cavalli, a cui si aggiungerà la tecnologica versione ibrida che promette un'autonomia di 50 km in modalità elettrica. Disponibile anche una versione specifica dedicata all'uso in fuoristrada. Sempre in tema di meccanica, ecco le sospensioni a regolazione pneumatica, con cui aumentare l'altezza da terra, a metà strada tra una fuoristrada nuda e cruda ed un SUV di lusso. Non si ferma davanti a nulla. È la nuova serie speciale a tiratura limitata, la Jeep Wrangler Polar, pensata per chi vuole trasformare ogni viaggio in avventura, per chi ama esplorare il mondo e vuole sfruttare al massimo ogni esperienza di guida. L'impavida americana arriva in questa versione più muscolosa che mai. Vetri oscurati, cofano rialzato, nuova griglia a 7 feritoie con inserti in nero lucido, cerchi da 18 pollici, copriruota di scorta rigido. Dal Sahara all'Antartide cambiano le latitudini, ma non le vocazioni di quest'auto, che rimangono hard. A contraddistinguerla anche il logo Polar, che trova posto accanto ai parafanghi anteriori e riporta le coordinate di Vostok, Antartide, luogo in cui si è registrata la temperatura più bassa al mondo. Inoltre, ai lati del cofano spiccano le decalcomanie che riproducono il profilo delle montagne, quasi a dire che lei è pronta a tutto. Anche gli interni parlano da soli, prevedono sedili riscaldabili, strumentazioni inedite e tappetini con l'impronta degli pneumatici. Alla guida Jeep Wrangler Polar con il motore 2.8 Common Rail Diesel, 16 valvole, 4 cilindri da 200 cavalli sotto il cofano, sembra non conoscere ostacoli. Cambio automatico a 5 rapporti, trazione integrale con marce ridotte e di serie il differenziale posteriore autobloccante Track Lock, che ripartisce automaticamente la coppia sull'asse posteriore. Per raggiungere ogni meta con maggior comfort, viene fornito di climatizzatore automatico, cruise control e sistema multimediale Uconnect con touchscreen, lettore DVD video ed altro ancora. In fondo, se arrivare ovunque è possibile, perché non farlo in maniera confortevole? Avere un'auto dallo stile raffinato e moderno, dotata di tecnologie all'avanguardia e con una versatilità di livello assoluto? Per Peugeot la risposta a tutte queste domande è la nuova 508, familiare di successo del marchio del Leone, arrivata al restyling di metà carriera e capace di vendere oltre 370.000 esemplari in tutto il mondo. Dalla linea sobria e raffinata, la Station Wagon Transalpina si caratterizza per il nuovo disegno della parte frontale, mentre gli inediti gruppi ottici possono essere completamente a LED.
Lunga 4,83 m e larga 1,85 m, la nuova Peugeot 508 non delude nemmeno dal punto di vista della praticità e della tecnologia, con grande spazio a bordo ed una plancia ridisegnata dove trova posto un display touch da 7 pollici, che permette di tenere sotto controllo tutte le principali funzionalità della vettura. Ma le novità non finiscono qui. Sotto il cofano troviamo l'inedito motore a benzina 1.6 da 165 cavalli. Oltre a questo propulsore, la familiare francese propone comunque un'ampia scelta di unità a benzina e gasolio, con potenze comprese tra 115 e 180 cavalli. Al top della gamma c'è poi la variante ibrida, dotata di look off-road 200 cavalli di potenza totale e in grado di assicurare consumi da city car. È stata creata per celebrare il 25esimo compleanno della Roadster più venduta al mondo. Mazda MX-5 Xite è l'ultima versione speciale della Spider giapponese, prima dell'arrivo del modello 2015, che sarà la base di una prossima Fiat Spider. Ci siamo messi al volante per testarla. Disponibile solo nella versione 1008 da 126 cavalli, si distingue per una lunga lista di dettagli, dagli specchietti al battitacqua ai cerchi in lega da 17 pollici. Si aggiungono al pacchetto speciale sedili in pelle bicolore, pedaliera in alluminio, sistema di infotainment con touchscreen e Bluetooth. Saliamo a bordo e sentiamo subito l'atmosfera della vecchia scuola. Le regolazioni disponibili sono poche, ma la posizione di guida è ottima. Sedili senza fronzoli e volante quasi verticale. Mettiamo in moto il 4 cilindri 1008 benzina e il sound del doppio scarico arriva subito all'orecchio in modo piacevole. I 126 cavalli permettono alla MX-5 di accelerare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e 9 e di raggiungere una velocità massima di 198 km/h. La leggerezza della vettura e la trazione posteriore regalano puro divertimento, soprattutto in curva. Quando è il momento di chiudere la capote, bastano 12 secondi e con il tetto rigido ripiegabile elettricamente, la Spiderina diventa una coupé, quasi insonorizzata e dunque pronta ai lunghi tragitti in autostrada. Look più aggressivo, propulsori più efficienti, design ancora più ricercato e dotazioni al top. Inizia il nuovo corso per un modello che ha dato vita al brand DS. A 5 anni dal lancio sul mercato, DS3 si rifà il trucco e la novità che salta subito agli occhi sono i fari anteriori, ridisegnati con 3 moduli LED e un modulo all'oxeno che la rendono più aggressiva e decisa. La nuova connotazione luminosa di DS3 e DS3 Cabrio accompagna anche altre novità, come la tecnologia Active City Brake e nuove motorizzazioni, sia diesel che benzina. L'anti-mini di casa Citroën ha un look da sportiva, ma trasuda anche quell'eleganza tipica del marchio DS. I'm sick and tired of playing these roles. I'm feeling
dirty, dirty. I wanna touch it, touch it. I wanna taste it, taste it. Through the night, I see you dancing on the street.